Buongiorno, buongiorno. In realtà io ho un sonno incredibile perché sto registrando in nottata. Ho appena concluso di ascoltare le varie voci, le interviste, dichiarazioni dei protagonisti. Ho trovato alcune domande, una soprattutto imbarazzante da parte dei giornalisti. E ne voglio discutere insieme a voi, no? Su quanto poi ha detto Pirlo, su come ha risposto Gasperini, su quello che è stato l'apporto dei tifosi, perché mi sono dimenticato nel video post partita. E facciamo tutto questo, mentre voi sicuramente vi avviate, no? Ad uscire di casa, andate a fare colazione, oppure siete in autostrada, andate a scuola. Non lo so, francamente non lo so, io di sicuro starò a letto. Mentre voi ascoltate, io sarò a letto a dormire. Sarò a letto. Un po' arrivato stanco. Ecco. Non me ne frega una mazza. E avete ragione. Prima di partire, due cose molto semplici. La prima, iscrivetevi al canale, è gratuito e soprattutto allo stesso tempo voi con un semplice click mi aiutate tantissimo. Siamo in tanti, arriviamo a 150.000 e grazie al vostro supporto davvero ci stiamo arrivando, grande, grande, grande. Detto questo, vi invito anche a scaricare l'applicazione, anche in questo caso è gratuita. Ragazzi, in un mondo dove tutto è costoso, io offro magie. Sono un generoso, ma scherzi a parte, OneFootball vi permette di rimanere aggiornati H24 sulle varie news, no? Su tutto quello che è il mondo del calcio, un contenitore di notizie, quindi c'è di tutto e di più. Link in descrizione. Sì, niente come fai un affanno come me, con gli occhi chiusi, anche lui mi vuole bene, in affanno con me, ma teniamo duro, perché voglio parlare di Pirlo, soprattutto di quelle che sono le considerazioni che sono già cambiate. E questa è una cosa che in Italia accade spesso, non so se è una questione proprio patriottica oppure magari è proprio filosofica. Mamma mia, dove vado a viaggiare stamani? Dove vado a viaggiare? No, semplicemente io ricordo che 10 giorni fa tutti erano della stessa linea di pensiero. E quando parlo di tutti parlo sempre dei media, no? Di coloro che comunicano. Non parlo dei tifosi, perché il tifoso è anche normale che sia volubile. Perché mi tocco? È anche normale che sia volubile e che si faccia trasportare dall'emozione. Però chi racconta invece con l'occhio del professionista, no? Se vogliamo, deve essere un pochettino più. Non può passare da Levante a Ponente. 10 giorni fa condannavano tutti l'operato di Pirlo. O ieri ascoltavo alla Rai, per esempio, tutti confermano Pirlo. Tutti confermano il lavoro che ha fatto e che sarebbe quasi, come posso dire, un sacrilegio non continuare con lui. L'esonero, Tardelli lo difendeva a spada tratta. Cioè, ci vuole un certo equilibrio. Ecco. Ci vuole un certo. Poi l'opinione di tutti è sempre rispettabile. L'opinione è rispettabile sempre che sia X o che sia Y, assolutamente. Però non si può passare da X a Y così, con un battito di ciglia. Vi piace questo? No, però fatemela passare. Ecco, questa è una cosa che trovo un po' pesante alla lunga. Detto questo, ho trovato un Pirlo molto disteso, molto contento. Segno che questa Coppa Italia comunque rappresentava forse un salvagente, no? Non lo so, però veramente l'ho trovato contento. Anche perché, oh, Pirlo, zitto zitto, 4-4. Se ridiamo, scherziamo, questo si è portato comunque due trofei. Ha vinto la Supercoppa, ha vinto la Coppa Italia, che sicuramente per quelle che erano ambizioni della Juventus rappresentano poca cosa, ma sono due trofei che rimangono in bacheca. Che rimangono, no, che vengono messi in bacheca e che sono i primi due trofei di Pirlo come allenatore della Juventus. Ecco, ci sono allenatori che faticano da una vita e magari non hanno mai vinto il trofeo. Pirlo, alla prima esperienza, si porta a casa due trofei. Quindi io capisco anche la contentezza, la gaiezza che ci sta tutta, ci mancherebbe altro. Cosa che invece ho trovato poco piacevole. Alcune domande imbarazzanti sul futuro. Io capisco anche il voler strappare la notizia, ci può stare, ma tante domande sul futuro e addirittura
chiedere a un allenatore se si riconfermerebbe, ti riconfermeresti? Cioè, secondo me sono domande anche un po' irrispettose. Ecco, io non ho apprezzato da parte, e adesso qua vado off topic se vogliamo, non ho apprezzato da parte di Conte il fatto di non presentarsi nelle ultime giornate, perché io sono uno di quelli che appunto ascolta sempre tutte le interviste, come vedete vi porto sempre video, soprattutto su quelle che sono le voci, su quelle che sono le interpretazioni dei protagonisti. E non avevo apprezzato, però adesso, pensandoci bene, no, valutando quello che è l'operato di alcuni giornalisti, che anziché fare in genere il loro lavoro, il lavoro dovrebbe essere quello di documentare il più possibile una partita, no? Di essere sempre più inerenti all'argomento. Se vuoi fare una domanda sul futuro va bene, ma non che diventi la priorità parlare solo del futuro. Ripeto, poi diventano pedante, diventa pedante. E lui comunque a quella domanda risponde: è chiaro che mi riconfermerei, anzi, vado ad apostrofare. Certo che mi riconfermerei. Io amo il calcio fin da bambino, poi la società deciderà. Io vorrei continuare. Amo questa società che mi ha dato tantissime soddisfazioni. Cosa si aspettava? Cosa doveva di Pirlo? No, no, non mi riconfermo, è esonerato. È normale che dica tutto ciò, quindi ci sta, però ribadisco le domande, mi sono sembrate, boh, non lo so, poi magari so io, per carità di Dio, so io. Detto ciò, andiamo anche, prima di passare dall'altro, ecco, perché mi dimenticavo di nuovo, ho commesso ieri questo errore, lo stavo facendo nuovamente, l'apporto o comunque l'approdo dei tifosi allo stadio è tutta un'altra musica, io che sono anche un attento ascoltatore, e sì, altra musica, altro spettacolo, non c'è nulla da fare, anche se parliamo di 4-5 mila e soltanto, per modo di dire, tifosi, già si percepisce veramente un'altra atmosfera, non c'è nulla da fare, ecco ragazzi, è banale, ma nella banalità spesso ci sta anche la verità, il tifo fa il suo gioco, no? Accompagna, no? Accompagna lo spettacolo, non c'è nulla da dire e la partita la percepisci in maniera diversa. E questo accade da casa, no? Anche sul divano è già sentire quel boato, no? Distante, ma lo senti, lo percepisci, già ha il suo perché, figuratevi per i calciatori, no? Figuratevi un po', e manca, i tifosi allo stadio manca. Sono mancati e mancheranno, speriamo non a lungo. Manca. Questo lo dovevo dire. Mi sono dimenticato ieri, dovevo fare. Questo lo dovevo dire, perché questo va assolutamente detto. Detto ciò, andiamo a Gasp. Andiamo a Gasp. Ecco, a Gasperini, ovviamente, è stato chiesto degli episodi arbitrali. E comunque, oltre ad averglielo chiesto, è lui il primo che un po' se ci lancia, no? Alla prima occasione dice che la gara è stata condizionata un po' dagli episodi, però alla domanda, no? Se era più, diciamo, rispetto, adesso anche lì i giornalisti sono stati bravi, no? Gli hanno chiesto se rispetto alla partita contro la Lazio, quale delle due è stata più cocente come delusione, lui dice quella contro la Lazio, perché lì proprio è stato qualcosa di imbarazzante dal punto di vista arbitrale. E anche qui vado a parafrasare e poi ritorniamo. Un po' di delusione c'è, indubbiamente è stata una gara tirata e anche bella, non è stata fortunata negli episodi per noi, come in occasione del rigore negato su Pessina, poi nella ripresa è diventata più difficile, siamo calati un po' e loro hanno trovato questo bellissimo gol con Chiesa. L'episodio Rabiot, sì, vabbè, Rabiot Pessina. Io anche dal vivo ho avuto la sensazione che fosse rigore, dal modo in cui è entrato Rabiot ed è caduto Pessina si percepiva, la cosa era abbastanza evidente. Se mi brucia più questo o quella con la Lazio, 2 anni fa, questo è importante, 2 anni fa fu clamoroso un episodio che avrebbe cambiato del tutto la partita. 2 anni fa fu clamoroso. Questo è un episodio che avrebbe potuto cambiare la partita, ma entra tra i rigori dati e non dati. Quindi diciamo che per quello che è il carattere di Gasperini non si è per nulla lamentato. Cioè io perlomeno ascoltandolo un po' so che, da che so, lo sappiamo tutti, no? Gasperini è uno di quelli che sugli episodi tende anche un po' troppo a marciarci,
Ci sta? Sì, forse sì. Tende un po' troppo a cavalcare l'onda. Invece ieri no. Invece ieri no, anzi, ha quasi abbassato la guardia in questo senso, se vogliamo. L'ho trovato molto rassegnato, segno che secondo me, al di là degli episodi, lui ha capito che forse poteva incidere in maniera diversa e che comunque poteva forse anche lui stesso fare qualcosa di più, anche perché poi, ragazzi, ecco, finisce sempre lì a parlare di episodi, perché vuoi o non vuoi, un episodio a gara ci sarà sempre, ecco, in una maniera o un'altra ci sarà sempre. E se vogliamo, non quello del rigore sul quadrato, ma quello sì, sul quadrato, del rigore su Pessina, ma quello su quello il gol realizzato da Kulusevski, viziato dal fallo di quadrato, lì forse sì, lì credo che poteva starci una decisione differente, ma al di là di questo c'è poco da dire, c'è poco da fare. Nel secondo tempo è stata tutt'altra partita e lì non è una questione di episodi arbitrali, lì c'è questione che la squadra entra con la testa in maniera diversa e che ti fai sopraffare dall'avversario. Ecco, ti fai sopraffare dall'avversario. E lì Gasperino non è riuscito ad invertire il trend della gara. Forse lì è forse quello che si recrimina un pochettino, no? E anche perché io pensavo, no? E dici, forse avrei anche sbagliato a togliere i due lì davanti, quelli a supporto di Zapata. Forse avrei anche sbagliato, perché se li cambi tutti e due, forse scombussoli un po' quello che è il gioco della squadra. Ho pensato questo, ma poi vai a vedere e l'ho fatto al 68esimo, quando già comunque l'Atalanta era in balia. Quindi qualcosa andava comunque fatto. E ribadisco, la Juventus nel secondo tempo ne ha avuto di più, sia per quanto riguarda la testa, quindi dal punto di vista nervoso, ma soprattutto dell'agonismo. E questo non lo so. Francamente non so cosa sia dovuto a questo calo. Può essere proprio fisico, può essere proprio fisiologico, non lo so. Però ribadisco, Gasperini così rassegnato, sì, è vero che poi ammette, no, che dice dall'altra parte c'era la Juventus, però si poteva fare di più. L'Atalanta poteva indubbiamente fare di più. Niente, niente, fatemi sapere invece cosa avete percepito voi, se l'avete ascoltato, sia le dichiarazioni di Gasperini sia quella di Pirlo, se volete aggiungere altro. Sotto in descrizione, niente, sotto nei commenti mi dite la vostra. Va bene? Buona giornata, Baldigioni, io vado a Napoli. Buona giornata a tutti voi, buona giornata.